Arriva da 3 anni a Rimini il nuovo questore di Chieti, Francesco De Cicco, originario di Napoli, è entrato in polizia nell'88, è stato vicecommissario a Torino, Agrigento, poi a Firenze nella polizia scientifica, per passare a Roma, al servizio centrale operativo e infine a Pescara come vicequestore. Tra le operazioni di polizia giudiziaria che ha condotto in Abruzzo va ricordata sicuramente quella che ha portato all'arresto degli affiliati alla banda che metteva a segno furti dai bancomat di quasi tutto l'Abruzzo. Lei eredita il lavoro del questore che l'ha preceduta, Nino Gargano, e lui è stato proprio colui che ha lanciato l'allarme negli ultimi tempi, anche su spinta delle lamentele dei cittadini, di questo spaccio di giovanissimi che c'è in centro a Chieti. Con quale spirito accoglie questo ruolo? Io conosco il collega Nino Gargano da diversi anni, abbiamo condiviso una fetta significativa della nostra esperienza in polizia, so che lui ha lavorato molto bene in questo territorio, ci siamo sentiti più volte in questi giorni, mi ha rappresentato questo ed altre problematiche che mi accingo a mettere in campo insieme agli altri colleghi che collaboreranno in questa nuova esperienza. Per lei in realtà è un ritorno a casa, perché il territorio lo conosce già, è stato vicario sia a Teramo che a Pescara? È un ritorno a casa in tutti i sensi, sia affettivamente che professionalmente. I problemi ritengo di conoscerli abbastanza, ma bisogna essere sul pezzo per conoscerli ancora meglio, bisogna essere vicini alle persone, alle altre componenti della società, ed è importante instaurare un po' con tutti un dialogo costruttivo, perché soltanto in questa maniera si possono risolvere il problema a cui lei faceva cenno, ma anche ad altri problemi. Quindi il territorio lo conosce.